andiamo a fare un applauso e lo annunciamo a tutte le nostre ragazze, a tutti i nostri tecnici e accompagnatori, bravissimi. Giovanni Bettini, presidente CLAI. Buonasera a tutti, benvenuti alla festa del contadino, alla 28ª edizione di questa bellissima manifestazione. Qui c'è il cuore del nostro territorio, c'è il cuore di Imola, c'è il radicamento in questa terra e in particolare, dato che la presentazione della squadra d'eccellenza del centro sportivo italiano pallavolo femminile CLAI, la sportività nell'educazione sportiva di tantissimi giovani. Siamo anche a un anniversario perché nel 2019 saranno i 50 anni di attività di questa società sportiva, che oggi è retta da una dirigenza splendida. Sono genitori, allenatori, tecnici, giocatrici impegnate per tenere in alto il nome di Imola nella pallavolo femminile e noi siamo felici di sostenere questa attività, che è un segno della ricchezza del nostro territorio. Grazie a tutti e buona festa a tutti. Io chiamerei qui vicino a me il presidente della polisportiva CSI La Imola, Stefano Mongardi, facciamo un applauso. Allora, dove siamo? Qui, attenzione. Grazie. Allora, girone praticamente Emiliano Romagnolo, la distanza massima sarà Cremona, e Rovigo, e tutte le altre sono società dell'Emilia Romagna. Comincerà il 14 ottobre e tutti i weekend le ragazze sono impegnate. Abbiamo una pagina Facebook, un sito web, e Instagram e tutto quello che sono i social attuali da poterci seguire. Noi giochiamo alla palestra Volta, Ruscello. Quando giocate in casa giocate alla palestra Volta. La sera alle ore 18. 18. Quante sono le ragazze stasera? Sono? Le ragazze sera non ci sono tutte. Non tutte, però sono parecchie. Sono 13, 14. 14. Tu sei quella che hai la maglia di colore diverso? No, i liberi hanno la maglia. Un applauso, brava. È quella che ha la maglia di colore diverso. Ci dici come ti chiami? Vittoria. Vittoria, beh, Vittoria direi che è un nome che ci piace molto. Attenzione, nome? Claudia. Claudia, come stai Claudia? Bene. Oh, di dove sei Claudia? Imola. Imola, locale proprio, locale. Com'è la B2? Bella? Sì. Ma certo. Si vince, si pensa. Esatto. Attenzione, devi rispondere, attenzione, è vero presidente. Tu la carne CLAI, i salumi CLAI li mangi? Assolutamente. Un applauso, bravo. Allora, ruolo? Palleggiatrice. Oh, che cosa fa una palleggiatrice? Brava, oh, attenzione, perché lei giustamente lo fa tutti i giorni. Ma che bello, ma che bello. Vedete che sentire queste parole, sentire queste bravissime campionesse ci fa venire voglia di essere alle 18 tutte le domeniche da aprile, da ottobre ad aprile, nella palestra Volta, la palestra Volta, la palestra Volta. Come ti chiami? Vicino alla bocca, non è difficile? Giulia. Oh, vedi, mo, attenzione, Giulia, quant'è che giochi a pallavolo circa? 15 anni, ah, però bene, e fai qual è il tuo ruolo? L'opposto. L'opposto, altra figura strana, cosa fa un opposto, se riesci a dircelo brevemente? Attacco i palloni dietro. Ah, benissimo, benissimo, benissimo. Brava Giulia, un applauso anche a Giulia, benissimo. Nome? Alice. Alice, stai bene Alice? Sì. Di dove sei? Bordano. Addirittura, se adesso c'ha un altro nome, come si chiama? La Super. La Super, addirittura. Ciao Sofia. Sofia, ciao, ha detto anche ciao, bravo. E voi l'anno scorso siete arrivati ai playoff. Sì. Perché nella parte regolare avete fatto una cosa fatta. Siamo arrivate terze. Aiaiai, quindi si rischiava di dire, abbiamo oggi la squadra CLAI CSI di Imola che è in B1, sto sbagliando, correggetemi, potevamo, invece qualche partita magari, però attenzione, quest'anno avrete... Ci riproveremo. Bravo, un applauso, brava, oh. Ci riproveremo, vedete? Un applauso, sono la nostra, chiamiamola mai, nazionale imolese della pallavolo femminile. Mi permetto di chiamare Manuel Turrini, cioè il primo allenatore, ci mettiamo qui in mezzo, e Fabio Ghiselli, cioè il secondo allenatore. Allora, una battuta, Manuel Turrini, primo allenatore, come affrontate quest'anno, questo campionato? Ciao a tutti, quest'anno
deve ancora incominciare, quindi non lo sappiamo come lo affronteremo, però siamo una bella squadrina, quindi sono contento. Bene, è già cominciata la preparazione? Sì, abbiamo finito questa mattina il ritiro, abbiamo fatto 4 giorni a Fontanelice e abbiamo chiuso, diciamo, venendo qua apposta. Quindi venite direttamente dal ritiro? Sì, sì, stamattina abbiamo fatto l'amichevole, abbiamo mangiato insieme e poi tutti alla festa del contadino. Un applauso. L'allenatore lui in qualche modo deve avere più occhi, cioè in qualche modo deve suggerire, segnalare, deve in qualche modo essere di supporto, immaginiamo, però ce lo dice l'allenatore 2 Fabio Visè. Sì, allora da supporto e da, insomma, anche se futuro sotto certi aspetti di quello che è la mente pensante che è il primo allenatore. E poi il ruolo del secondo allenatore è un po' anche da mediatore, diciamo così, tra la squadra e quello che è lo staff. Le vedete cariche le ragazze? Allora, il gruppo ci piace, è molto stimolante da allenare, adesso che ha fatto 3 settimane non svegliamo troppo, via. Perfetto. Se no, dopo non siamo più credibili. E quest'anno c'è una novità e veniamo con il nostro mini volley qui a Sasso Morelli. Perché ci sembra il minimo avere la possibilità di portare la pallavolo nella sede del nostro main sponsor. Benissimo. E quindi niente, visto che siete qui che ci ascoltate, figli, nipoti, insomma, venite a provare la nostra pallavolo il martedì e il giovedì qui alla palestra di Sasso Morelli. Dov'è la palestra di Sasso Morelli? Lo sai te. No, sinceramente non... Dov'è la palestra di Sasso Morelli? Qui in fondo? Comunque, palestra di Sasso Morelli. Martedì e giovedì, ripetiamo anche gli orari. Dalle 18:16:17, te lo facciamo sapere. Comunque martedì, i giorni sono martedì e giovedì, poi ovviamente 16:30, 18:30. 16:30, 18:30. In bocca al lupo!